Ciao a tutte ragazze, allora questo sarà il video sulle cose di maggio, diciamo che è una nuova tipologia sul mio canale. Fino a qualche tempo fa facevo video stagionale sui preferiti, un po' di tutto, ecco, però appunto quello primaverile, se non sbaglio, l'ho dimenticato proprio di girarlo, quindi penso proprio che rimpiazzerò quel video con questo. Partiamo dal beauty. Allora, ho scremato molto le cose di make-up che mi hanno particolarmente, diciamo, sorpresa e quantomeno sono quelle che sono degne di nota, ecco, diciamo, tra tutte quelle che ho utilizzato. Sicuramente ci sta questa matita di Wycon. Questa è una Long Lasting Automatic Eyeliner. È il numero 105 del Lilla. È un colore bellissimo perché faccio vedere, è proprio un lilla molto molto bello, molto intenso, è completamente opaca, quindi anche quando la mettete non ha sbrilluccichini o glitter. Per vedere lo swatch di questo prodotto vi lascio poi nell'info box il post al blog che avevo fatto, no aspetta, il post sul blog che avevo fatto, nel quale appunto si vede molto bene, quindi vi lascio quello. Ed è favolosa, dura tantissimo all'interno della rima inferiore degli occhi. Tra l'altro, ho notato che, nonostante un giorno mi sembra che mi era entrato qualcosa nell'occhio, quindi ho lacrimato un po', avevo quella matita ed è rimasta, cioè una cosa mai vista veramente, quindi ottima. E sempre per quanto riguarda il make-up, un prodotto degno di nota che anche se ce l'ho da poco, però veramente mi ha rapito il cuore, è questo pennello di Real Techniques. Vi avevo messo la foto su Facebook quando mi è arrivato il pacco, perché ho fatto un ordine dall'America per prendere questi pennelli perché insomma erano scontati. Insomma, ho preso questo, ho preso anche la spugnetta per il fondotinta. Quella ancora non l'ho provata. Questo qui invece non vedevo l'ora, era un sacco di tempo che lo volevo. Perché appunto io odio lavare i pennelli, odio soprattutto lavare il pennello d'eyeliner, perché è una cosa che non ce la posso fare, cioè veramente non ce la posso fare. E quindi io praticamente nell'ultimo periodo evitavo di mettere l'eyeliner per non sporcare il pennello. Con questo è stata la svolta, perché essendo in silicone con una semplicissima salvettina umidificata, dopo aver applicato l'eyeliner, si pulisce ed è preciso, pronto. Diciamo che allora è molto buono perché è molto morbida come puntina, quindi non è troppo rigida, però ha quella giusta diciamo morbidezza che la rende molto maneggevole, insomma è molto facile fare una riga d'eyeliner precisa con questa. Favoloso veramente. Se avete l'opportunità e avete problemi con l'eyeliner, io vi suggerisco caldamente di acquistare questo prodotto. Ultimo prodotto di make-up, sono stata bravissima, ho scremato molto bene, è questo blush qui. Questo mi è arrivato da un'adozione, diciamo, da una mia amica, io posso considerare proprio amica che ho qui, ed è praticamente un blush della Pizza Pie. Lei non lo usava più, allora me lo ha regalato, mi ha detto: guarda, se tu lo usi, provalo, insomma. Credo fosse di un'edizione limitata, perché qui c'è scritto Sun Love Sunny Moments Blush, ed è il numero 020 Summer Love. Allora, è un colore molto bello, così probabilmente lo vedete meglio. È praticamente un color malva con delle venature dorate, veramente molto bello. Vi faccio vedere anche sullo swatch. Ed è praticamente un colore molto molto modulabile, nel senso che si sfuma molto bene, e per avere un'intensità molto forte, bisogna applicarlo più volte. Mi piace un sacco questo prodotto perché è bellissimo l'effetto che dà sul viso. Innanzitutto ha un effetto molto illuminante, molto glow, diciamo, e poi soprattutto ha una tenuta favolosa. Cioè, io veramente sono rimasta senza parole, basita, perché lo metto la mattina per andare a scuola. In questo mese l'ho utilizzato tantissimo. E praticamente io poi prendete, mi trucco che sono più o meno le 7, 7 e un quarto, 7 e mezza massimo, e poi ritorno a casa che è l'una e mezza più o meno, e sta ancora lì, cioè incredibile, veramente un portento. E veramente
Fantastico, insomma, mi piace un sacco. Da quello che sto un po' vedendo in giro, la Piz Vai fa dei blush ottimi, anche perché quando sono tornata a Roma, non l'ultima volta, quella prima, avevo portato a Martina Eleonora due blush di un'edizione limitata di Piz Vai ed entrambe mi stanno dicendo che si trovano molto bene, quindi evidentemente blush e smalti sono cose, diciamo, vincenti di questa marca, quindi veramente fantastico. Fantastico. Per quanto riguarda le unghie, devo dire che ho praticamente portato molto poco lo smalto perché in realtà non ho proprio il tempo materiale per farmi una manicure, ecco, diciamola com'è. Però devo dire che le poche volte che ho messo lo smalto sono andata sempre su un solo colore e un solo smalto, sia perché qui non ne ho tantissimi di smalti, ne ho 4-5, non di più, sia perché è un colore che da quando ce l'ho, insomma, è uno tra i miei preferiti in assoluto a livello di smalti, proprio di colorazione. Di smalto. Si tratta di questo qui di Chanel che è Elixir, il numero 589. Adesso strozza. Credo di aver realizzato un post sul blog, sinceramente non mi ricordo, sono pessima in questo. Però penso di aver realizzato un post, nel caso ve lo lascio nel blog in modo nel blog, nell'info box, in modo che possiate vedere meglio il colore anche in questo caso. Comunque è un colore molto bello. Io dall'anteprima della fotocamera lo vedo leggermente più scuro, però è praticamente un rosso con abbastanza caldo, secondo me, con una punta di rosa all'interno. È veramente molto particolare. Non ne ho trovati di questa colorazione in giro, proprio così così uguale, ecco. È veramente bellissimo. Se devo essere sincera, come tenuta e come qualità dello smalto non è un granché. Io gli smalti Chanel purtroppo non mi piacciono tanto. La tenuta sulle unghie, secondo me, non vale la pena, non vale i 20 euro che costa questo smalto. Però c'è da dire che le colorazioni sono veramente fantastiche. Io questo colore non l'ho ancora trovato da nessun'altra parte, in nessun altro marchio un po' più duraturo sulle unghie. Vabbè che a me comunque tutti gli smalti non mi durano più di 2-3 giorni, però comunque devo dire che questi in modo particolare, ecco. Comunque non ne ho trovati di doppioni, andrò alla ricerca perché è uno di quegli smalti che mi fa le mani più belle, secondo me. Mi piacciono di più le mie mani con questo colore, quindi vabbè, bellissimo, basta, sono finite le parole. Ok. E andando avanti, un altro prodotto che vi faccio vedere che non ho da tantissimo perché ve l'ho fatto vedere in uno degli ultimi video haul, però se devo essere sincera, lo sto già utilizzando talmente tanto che mi sento di inserirlo in un video di preferiti. È il Lip Butter di Nivea. È praticamente questo balsamo labbra alla. Io ho preso la profumazione, il gusto vaniglia e noce di macadamia. Come vedete, ora vi farò vedere meglio, è praticamente abbastanza scavato. Questo è il prodotto. Vedete che io ho fatto già una bella conca, lo utilizzo tantissimo, soprattutto la sera prima di andare a dormire, mi ci trovo davvero molto molto bene. Mi lascia le labbra super morbide, mi piace da morire il profumo perché è veramente buonissimo, veramente me lo mangerei per quanto è buono. E devo dire che cioè, mi trovo veramente molto bene, le labbra rimangono morbide a lungo. Non devo metterlo tante volte quanto mettevo gli altri balsami labbra, quindi veramente una scoperta, mi sta piacendo da morire. Non so se il labello fatto nella stessa confezione sia uguale. Io ho visto che ci sono anche i labello che sono veramente identici, anche le profumazioni sono uguali, però appunto questo è Nivea e gli altri sono labello, quindi quelli non vi so dire. So che in Italia sono usciti, quindi però non lo so se a livello di prodotto è la stessa cosa. Comunque, io qui ho preso questo, no, ho preferito prendere questo invece che il labello. Fatemi sapere voi se lo avete acquistato, come vi siete trovate. Per quanto riguarda la cura del corpo, un prodotto degno di nota è questa crema corpo di Alverde. Sta terminando, come vedete l'ho già aperta, ce n'ho ancora un bel po' però dentro. Questa è alla mandorla e al tea rose.
Profumazione come al solito non è un granché, perché sapete a me i prodotti al verde piacciono, ma le profumazioni secondo me potrebbero essere un po' meglio, ecco. F è per pelli secche, quindi c'è idratazione intensa e bla bla bla. Allora, io mi trovo molto bene con questa crema. È anche vero che va massaggiata molto bene per essere assorbita, però lascia la pelle molto morbida e molto idratata, soprattutto la parte degli stinchi e delle ginocchia che io ho molto molto secche, questa qui me le va a idratare molto bene. Quindi super promossa anche questa. Ultimo prodotto per quanto riguarda il corpo, allora sono stata molto in dubbio se farvelo vedere oppure no, però è uno di quei prodotti che io quando vado in Italia compro perché qui non trovo, comunque non trovo niente di così valido. Sono queste, sono delle salviettine intime della Cilli, queste sono quelle verdi che sono quelle formula fresca, c'è scritto. Allora, sono fantastiche, sono veramente molto molto buone, molto proprio valide, però la cosa che secondo me le caratterizza il fatto che appunto hanno questa formulazione fresca che contiene mentolo naturale e che altro? Qui dice freschezza intensa e protezione a lungo, arricchito con mentolo, azione rinfrescante e antiodore. Fantastiche, cioè io ora non vi sto a dire il motivo per il quale mi piacciono così tanto, però se le avete provate o se non le avete provate e siete curiosi, vi dico di provarle. E insomma, poi ne riparliamo, mi fate sapere se anche voi le utilizzate perché sono veramente favolose. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo in questo periodo e che l'ho dovuta un po' capire in realtà prima di apprezzarla fino in fondo è questo. È l'ultimo CD di Cesare Cremonini. Io seguo lui da sempre, insomma, dagli inizi. Mi ricordo che quando stava nei Luna Pop, quando sono usciti i Luna Pop, io ero alle medie ed erano veramente il mio gruppo preferito allora. Poi comunque io l'ho seguito lui quando si è distaccato dal gruppo e tutto quanto, quindi sono una fan di quelle serie, insomma, e questo è stato un regalo del mio fidanzato perché è uscito il CD che eravamo in Italia, era quella settimana che no, sì, o era già uscito quando siamo tornati e quando ci siamo rivisti qui perché lui è tornato a casa sua, io a casa mia, io a Roma, lui a Torino, me lo ha portato per regalo, insomma, sapeva che ci tenevo ad averlo, insomma, io li colleziono i CD di Cesare. Devo dire che al primo ascolto non mi ha colpito più di tanto, mi aspettavo qualcosa di più, però devo dire che poi mi ha, insomma, poi ci sono andata in loop, insomma, lo ascoltavo notte, giorno, mattina e sera, ogni momento era valido e alla fine, insomma, devo dire che mi piace un sacco. Ci sono due o tre canzoni che adoro, tipo Fare e disfare e 20 anni per sempre, mi piacciono un sacco. E anche se c'era una volta l'amore, mi piace molto. E, quindi ecco, lo volevo menzionare perché è uno dei pochi cantanti italiani. No, non è vero, uno dei pochi, perché io ascolto molta musica italiana, però lui, insomma, c'ha un posto speciale nel mio cuore, ecco, mettiamola così. Devo dire che sono andata particolarmente in loop, oltre che col CD di Cesare Cremonini, anche con questo. Questo è il nome tedesco, ma questo in realtà è del Miglio. Ci sono andata in loop perché ho letto un po' di blog di siti di cucina in generale dove parlavano delle qualità di questo, non so cos'è, un cereale, penso sia. Non so, sinceramente, sono un po' ignorante in queste cose. Comunque, vi lascerò poi magari qualche link nell'info box se siete interessate. E siccome sto cercando un'alternativa alla pasta, o comunque insomma, per non mangiare sempre le stesse cose, essenzialmente, sto cercando un po' di variare. Mi sta piacendo da morire. Ha una granulometria molto piccola, è un pochino più grande del couscous, però secondo me il sapore è più buono. Io questo qui lo cucino molto tranquillamente, nel senso che lo abbino sempre a delle verdure, quindi magari delle verdure ripassate in padella.
non tantissimo tempo, un po' me le invento le ricette, non posso stare troppo a cercarmi cose su internet o comunque su ricettari, quindi un po' vado a vedere quello che c'ho nel frigo e provo degli abbinamenti e devo dire mi sta piacendo un sacco, quindi questo qui è un altro tra i miei preferiti del periodo. Questo era tutto, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete provato anche voi questi prodotti o non so, datemi degli spunti, insomma. Ditemi qualcosa. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.